Nel 1200 la figura femminile si carica di significati salvifici e la donna viene elevata a Madonna, tanto che nei componimenti vengono celebrate le doti spirituali della Madonna. Guido Guinizelli. Io voglio del ver la mia donna laudare, ed assembrarmi la rosa e l'ugiglio, più che stella splende e pare, e ciò che lassù bello a lei somiglio. Mi chiamo Alice, ho 42 anni e sono sposata da 18. Ieri sera mio marito mi ha picchiata, e non era la prima volta. Mi ha riempita di schiaffi, oddio, riempita. Suona esagerato. Diciamo che me ne ha dati diversi. Uno mi ha lasciato un lungo graffio sulla guancia sinistra. Se qualcuno mi chiederà che cosa mi è successo, spiegherò che ho cercato di prendere in braccio un gatto troppo nervoso. Parlerò di un ramoscello che ho beccato in faccia l'altra sera portando spasso al cane. Ho sempre detto a tutti che ero felice. Godevo a sentirmi ammirata e invidiata, ma la verità è che per tutto questo tempo ho vissuto nella menzogna. La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999, che ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza. La data del 25 novembre non è casuale, ma è stata scelta perché nel 1960, nella Repubblica Dominicana, furono uccise tre attiviste politiche, le sorelle Mirabal, Patria, Minerva e Maria Teresa, per ordine del dittatore Rafael Leónidas Trujillo. Nel 1981 è stato deciso di celebrare il 25 novembre come giornata internazionale della violenza contro le donne in memoria delle sorelle Mirabal. In Italia i casi di femminicidio sono in costante aumento. Secondo il rapporto Eures sul femminicidio in Italia, solo nel 2019 su 99 donne uccise, 85 sono state uccise in ambito familiare, mentre un grosso aumento di chiamate al 1522, numero verde contro la violenza e lo stalking, si è avuto nel periodo Covid. La violenza sulle donne è diventata ormai una vera e propria emergenza, che attiva forze dell'ordine e associazioni. Ma da dove viene la violenza? Combatterla con misure preventive è giusto, combatterla con condanne è giusto, ma educare al rispetto delle donne sarebbe l'antidoto migliore. Educare al rispetto vuol dire imparare ad eliminare quelle distinzioni e discriminazioni di genere, ancora in atto in tutti i paesi, per civili che siano, Italia inclusa. Senza volere sono radicate distinzioni che sono tramandate da generazioni, luoghi comuni, frasi fatte, dette con leggerezza come qualsiasi altra frase, ma che hanno un impatto sull'inconscio collettivo e imprimono la convinzione che maschi e femmine siano differenti con diritti e doveri e capacità differenti. Sono le madri, le famiglie, che senza volere perpetrano questi errori nel momento stesso in cui magari permettono a un figlio maschio di rientrare tardi e alla femmina di rientrare presto con l'unica spiegazione: lui è un maschio. Oppure regalando bambole alle femmine e trenini ai maschi, portando le femmine a danza e i maschi a calcio. Differenze ataviche, differenze che discriminano, differenze indotte. Chimamanda Ngozi Adichie racconta nel suo ultimo libro Errori tramandati a fin di bene, ma che si trasformano in messaggi di diversità, stabilendo una non detta superiorità maschile. Sono errori che, seppur in buona fede, commettiamo anche noi, ancora oggi, e che giorno dopo giorno instillano nelle menti dei bambini e delle bambine che esistono differenze di forze tra maschi e femmine, che attribuiscono alle femmine la funzione di casalinga, l'essere fisicamente debole e poco resistente, addirittura più abile mentalmente a causa delle differenze puramente fisiologiche. Anni e anni di pregiudizi che insistono ancora oggi e che rendono la strada verso la parità lunga, ma è solo attraverso la parità che si arriverà al vero rispetto della donna e alla fine delle violenze. La violenza non è rispetto e non è amore. Dovremmo essere tutti femministi, di Chimamanda Ngozi Adichie.
Alle scuole medie un ragazzo e una ragazza escono insieme. Sono entrambi adolescenti con pochi spiccioli in tasca, ma ci si aspetta che sia il ragazzo a pagare, sempre per dimostrare la sua virilità. Cosa succederebbe se ai maschi e alle femmine insegnassimo a non collegare la virilità ai soldi? Se invece di dare per scontato che il maschio deve pagare, pensassero paga chi ha di più. Naturalmente, grazie al loro vantaggio storico, in linea di massima oggi sono gli uomini ad avere di più. Ma se cominciamo a educare i nostri figli in modo diverso, tra 50 anni, tra 100 anni, gli uomini non si sentiranno più obbligati a dimostrare la loro virilità con mezzi materiali. Ma la cosa peggiore che facciamo ai maschi, spingendoli a credere di dover essere dei duri, è che li rendiamo estremamente fragili. Più un uomo si sente costretto a essere un duro, e più la sua autostima sarà fragile. E poi facciamo un torto ben più grave alle femmine, perché insegniamo loro a prendersi cura dell'ego fragile dei maschi. Insegniamo alle femmine a restringersi, a farsi piccole. Diciamo alle femmine, puoi essere ambiziosa, ma non troppo. Devi puntare ad avere successo, ma non troppo. Altrimenti minaccerai l'uomo. Se nella coppia guadagni di più, fai finta che non sia così, soprattutto in pubblico. Perché il successo di una donna dovrebbe essere una minaccia per l'uomo? Ecco, i pezzi che sono stati letti sono tratti da questi libri presenti nella Biblioteca Civica di Tortona. Il buio oltre la porta è la storia di Alice, di 42 anni. Il libro di Chimamanda Ngozi Adichie, Dovremmo essere tutti femministi, parla, racconta di tante cose che vengono sbagliate nell'educazione fra maschio e femmina. Stai zitta, della giornalista Michela Murgia, racconta di 9 frasi che non vogliamo sentire più. E Michela Murgia è una giornalista italiana, questo è il suo ultimo libro. Simonetta Agnello Orbi ha scritto Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica, e anche questo è presente in biblioteca. Inoltre ricordo a tutti che sabato alle ore 15 presso la Biblioteca Civica di Tortona ci sarà Elisabetta Chiodi che terrà un corso di autodifesa per tutte le donne che vogliono imparare a difendersi dentro e fuori casa.